Buongiorno, anzi buonasera perché qui sono le 19 e 15. Allora, soprattutto per i nuovi amici, spiego sempre che il primo mezzo minuto, il primo minuto, lo lascio scorrere senza entrare subito nel merito perché bisogna dare un attimo di tempo a chi ha piacere di collegarsi in diretta. Poi, naturalmente, come tutte le dirette Facebook, ve lo ritroverete come post e quindi potrete vederlo tranquillamente e condividerlo se vi fa piacere con i vostri amici. Accanto a me c'è Sonia Perenzoni, che è nostro consigliere comunale a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza. Eletta nel 2014, da subito si è occupata, tra le tantissime cose, dell'inquinamento delle falde acquatiche. Allora, sempre per i nuovi amici, ricordo che da circa un mese e mezzo sto facendo una serie di video esclusivamente dedicati alla tematica acqua. Poi vi posterò il link per vedere i video precedenti. La tematica dell'acqua, inutile dirlo, è prioritaria, senza acqua assolutamente non si vive e con acqua inquinata si vive, ma ci si ammala di moltissime patologie, dalle più lievi alle più gravi, e purtroppo questa è la situazione. E qui affrontiamo una punta dell'iceberg relativa al caso specifico Veneto e inquinamenti da PFAS, ma l'iceberg completo è quello dell'inquinamento industriale, chimico, da sostanze sintetiche non biodegradabili o difficilmente biodegradabili. Da quando sono state inventate all'inizio del Novecento, ne abbiamo registrate più di 100.000, cioè sono 100.000 molecole create sinteticamente dall'uomo che la natura non sa gestire, perché appunto sono state create e vengono continuamente create dall'uomo in maniera artificiale. Uno dei casi più emblematici è quello dell'abbigliamento, i vestiti che tutti indossiamo. Ecco, l'abbigliamento è la seconda filiera più inquinante del pianeta, seconda solamente alle fonti fossili, che è la filiera più inquinante del pianeta. Ora, oltre a questo, abbiamo tantissime altre lavorazioni che richiedono l'utilizzo di sostanze appunto sintetiche. Il problema, anzi, ce ne sono moltissimi problemi. Uno dei problemi principali è che quando un'azienda lavora, utilizza per la sua produzione queste sostanze pericolose, sintetiche, non c'è una normativa che li obblighi a dichiarare, a rendere pubblico agli enti di controllo, agli enti di vigilanza, alle ASL, alle ISPRA, eccetera, come cercare queste sostanze chimiche eventualmente fuoriuscite con fumi o con acque di scarico nell'ambiente. Quindi molto spesso queste sostanze vengono scoperte anni dopo e molte volte non vengono scoperte perché non sappiamo esattamente come ricercarle. Questo tecnicamente si chiama metodo analitico e lo ripeto, è la mancanza di una legge che obblighi qualsiasi attività produttiva, manufatturiera, qualsiasi attività che utilizzi sostanze pericolose, a rendere pubblico come cercare queste sostanze se vengono disperse attraverso fumi, liquidi, qualsiasi tipo di emissioni atmosferiche, eccetera. Ora, abbiamo il problema specifico in Veneto, che 300.000 persone sono a rischio di bere quest'acqua inquinata. Già diversi comuni hanno dovuto obbligatoriamente per legge mettere dei filtri a carbone attivi per bloccare queste sostanze inquinanti in maniera da poter continuare a utilizzare gli acquedotti, e quindi siamo della serie cornuti e mazziati, perché ci ritroviamo le falde inquinate da imprese private che guadagnano. E invece il disinquinamento, la bonifica, questi filtraggi appunto con i filtri pagati dai cittadini, perché questi filtri a carboni attivi, che fra l'altro costicchiano anche dei bei soldini, vengono pagati dalle società che gestiscono gli acquedotti, riversando il costo in bolletta. E quindi questo costo di filtrazione viene pagato appunto da tutti i cittadini. Io mi fermo qui, l'argomento è immenso, lascio la parola
A Sonia Perenzoni ci torneremo con altri portavoce regionali sul problema specifico PFAS e generale problema acqua Veneto. E Sonia ha un'esperienza con i suoi collaboratori, con il suo gruppo di lavoro ormai di 4 anni, perché è da 2013 che ve ne occupate. Fortunatamente siete riusciti a coinvolgere esperti, medici per l'ambiente, eccetera, eccetera, quindi c'è un gruppo di lavoro molto serio, molto competente che ci sta lavorando. Domenica scorsa avete fatto una bellissima manifestazione, c'erano 10.000 persone. Sarei voluto venire anch'io, ma chi mi ha seguito lo sa che ero in Sicilia perché abbiamo questa priorità assoluta di aiutare gli amici siciliani a vincere le elezioni regionali che si terranno il 5 novembre. Quindi tu sai benissimo, Sonia, che avrei voluto partecipare. Ma ero in Sicilia e ho dato il mio contributo là. Quindi niente, ti lascio la parola, hai tutto il tempo che vuoi, io magari darò un'occhiata anche ai commenti se c'è qualche domanda specifica e le cose che dirai sono molto molto importanti, per cui come sempre chiedo uno sforzo a voi che ci seguite di condividere questo video, perché qui non parliamo di filosofia politica, parliamo dell'inquinamento, delle acque che beviamo e che utilizziamo per irrigare, per coltivare, eccetera. Prego. Intanto grazie Gianni e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. Mi trovo qua a Roma, come sapete benissimo, per lo scandalo della legge elettorale e non potevo non esserci, insomma, quindi ieri sera ho fatto il consiglio comunale, sono andato a letto tipo all'1:30, però ho deciso ci devo essere, non esiste che manchi e quindi sono venuta qua. Poi prima Gianni mi ha chiamato e fa dai che facciamo questa breve diretta per informare un po' le persone sui PFAS. Allora, cosa sono i PFAS? I PFAS sono sostanze perfluoroalchiliche, sono catene di atomi di carbonio alle quali vengono artificiosamente, quindi tramite un processo chimico, non è una cosa che esiste in natura, inseriti degli atomi di fluoro. Più atomi di carbonio ci sono, più lunga quindi è la catena, più sono pericolosi. Poi anche qua ci sono vari studi, c'è chi dice che è più pericoloso quello a 8 atomi, che sarebbe il PFOA e il PFOS, c'è chi dice che addirittura è più pericoloso quello a 4 atomi, cioè il PFBA e il PFBS. Comunque, adesso l'inquinamento che noi abbiamo nella falda acquifera, che ricordo è la seconda per estensione più grande d'Europa, cioè pensate, immaginate la grandezza del lago di Garda. E quella, la grandezza di quel lago lì è praticamente la falda inquinata da un'azienda che negli anni 60 ha iniziato questa produzione, si chiamava RIMAR, Ricerche Marzotto. Ricerche Marzotto, proprio per la Marzotto, faceva le ricerche per rendere i tessuti impermeabili oppure stavano tentando di rendere i tessuti che non serviva insomma stirarli, quindi per aiutare diciamo le casalinghe. Quindi antistiro, antimacchia, anti qualsiasi cosa, insomma. E hanno aperto questa azienda. Questa azienda, fatalità, anzi purtroppo, si trova proprio sulla ricarica delle falde, cioè un posto dove assolutamente non dovrebbe mai esserci un'azienda chimica, ma direi quasi nessuna azienda, perché tu non puoi andare a rischiare di contaminare, di fare il tuo insediamento proprio dove si sta formando la falda, dove si ricarica, perché dopo quella falda, quell'acqua lì, noi poi ce la beviamo e se tu questa azienda me la metti a monte, questa inquina da monte fino giù al mare in pratica ed è quello che sta succedendo. Chiaramente queste aziende non dovrebbero inquinare da nessuna parte, non è che se noi la costruiamo, diciamo, in laguna vada meglio, non dovrebbero proprio inquinare. E qua però si apre tutto un discorso sul metodo di produzione, sul metodo di lavorazione, sullo sviluppo anche, come lo stiamo pagando noi questo sviluppo? Perché è bello avere le pentole antiaderenti, è bello avere i giubbini in Gore-Tex, è una figata avere le scarpe che vai nella neve e non ti bagni i piedi, ma questo cosa comporta poi per la nostra salute e per il nostro ambiente? Ci sono vari studi, ricordo che in America è successa la stessa identica cosa con la DuPont e questa DuPont però in America è stata obbligata l'azienda a pagare, non mi ricordo più quanti milioni di dollari, una cifra grandissima, e risarcire tutte quelle le persone che poi si erano ammalate, poi vi spiegherò anche che malattie
sono correlate all'esposizione da PFAS, e in più hanno dovuto pagare l'azienda, la DuPont, ha dovuto pagare gli studi epidemiologici. Questo è successo in America, negli anni 2000 circa. Ecco, scusami un attimo Sonia se ti interrompo perché relativamente all'abbigliamento, ripetiamo per l'ennesima volta che se voi andate nel sito di Greenpeace trovate sotto la voce campagna detox le aziende che hanno già fatto la trasformazione della loro produzione, hanno eliminato le sostanze chimiche pericolose sostituendole con sostanze neutrali. Quindi ciascuno di voi può già fare moltissimo acquistando vestiario, abbigliamento da queste aziende. Sul sito di Greenpeace Campagna Detox trovate le aziende che hanno già fatto questo percorso appunto di detossicizzazione relativamente all'abbigliamento. Il problema è che questa sostanza viene utilizzata anche per tantissime altre lavorazioni, cose. padelle, pa pentole I antiaderenti, cartoni delle pizze, i eccetera, cartoni eccetera. dei popcorn, i sacchetti delle patatine, anche quando andiamo a comprare la mortadella appena affettata al supermercato, vi siete mai chiesti come mai la mortadella è un po', cioè, perde un po' di olio, no? È un po' unta, diciamo. Come mai quando io la metto nel cartoccio la posso tenere anche in una borsa e non traspare niente? Perché quella è piena di FAS. I FAS ci sono ovunque e soprattutto, e questa è una cosa che secondo me deve far pensare, sono molto usati per i militari, quindi nelle forniture militari. Voi pensate che i FAS sono usati dentro gli antincendi, quindi le schiume antincendio, quelle di vecchia generazione, quelle nuove ancora non mi hanno risposto su che composti usino per rendere, proprio per spegnere gli incendi, sono pieni di FAS. Voi provate ad immaginare una portaerei piuttosto che una qualsiasi base militare, quanti punti antincendio deve avere. In più, sappiate che i FAS vengono utilizzati anche per i vetri antiproiettili, vengono utilizzati per le vernici dei carri armati, per le vernici degli aerei. Quindi c'è tutto il settore militare che si fornisce, diciamo, non è che si fornisce direttamente, utilizza i FAS per creare gli armamenti, insomma, ecco. E la domanda che io mi pongo è perché la mitieni ancora lì? Cioè, ormai è diventata una cosa a livello nazionale questo inquinamento e l'azienda però è lì, è ancora lì, produce, vive e viva e vegeta e io mi chiedo cosa ci sia sotto perché non credo che sia possibile una cosa del genere. Cioè, l'esposto che ha fatto partire, diciamo, l'indagine della Procura l'abbiamo presentato nel 2016, c'era anche Gianni, c'erano Con tutti. Di Maio. Sì, io ho chiamato tutti quanti i nostri deputati e senatori, perché noi, vi spiego un passo indietro, nel 2015 ne avevamo presentato un altro e c'era la firma mia, di Jacopo Berti, che allora era candidato presidente della Regione del Veneto, però non erano ancora entrati in regione, e di Enrico Capelletti, quindi un esposto un po' più piccolino, più contenuto. E quello è stato archiviato. E noi siamo andati a chiedere, ma scusa, ma perché l'hai archiviato? Cioè, con tutto sto ambaradan che ha combinato sta azienda, archiviato. E non ci hanno risposto. E allora lì mi hanno fatto un po' arrabbiare. Ho detto, vabbè, allora adesso ve lo faccio come si deve. Quindi abbiamo trovato tecnici, avvocati, medici, abbiamo costruito un esposto di non mi ricordo più quante pagine, con un casino di perizie, e lì ho voluto proprio che ci fossero tutti i deputati e senatori, perché ho detto adesso accendiamo la miccia, perché se non ci ascoltano, allora ci dobbiamo far ascoltare. E quindi un giorno, mi sembra marzo o aprile del 2016, abbiamo depositato questo esposto in procura a Vicenza e siamo andati dal procuratore capo Cappelleri. C'eravamo io, Cappelletti, Di Maio, cioè Cappelletti è un senatore, non so se lo conoscono, penso di sì, e Di Maio, beh, penso che lo conosciate tutti quanti, se no non siete grillini, e Jacopo Berti e io. E noi siamo entrati insieme con gli avvocati e i periti tecnici e gli abbiamo spiegato questo esposto. Gli abbiamo fatto vedere anche le regole. Perché adesso c'è una nuova legge, no? La legge sugli ecoreati che in Italia aspettavamo da 20 anni. Fatalità, entra il Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato e finalmente viene approvata una legge che non è il massimo, ma almeno è qualcosa, prima non c'era niente. Quindi gli abbiamo fatto capire al procuratore che la Miteni poteva essere incriminata incriminata in proprio in base. base a quell'articolo, a quella nuova legge lì. E gli abbiamo portato anche le prove,
che, se non proprio, se non voleva incriminarli per i PFAS, che è una sostanza, chiamiamola così, emergente, anche se non è vero perché in America avevano già fatto tutto, potevano incriminarli per tutta un'altra serie di sostanze che c'erano nei loro pozzi nel sottosuolo che sforavano i limiti di legge. Quindi, se volevano, potevano, avevano tutto, gli avevamo portato tutto. Ci abbiamo lavorato mesi, abbiamo speso anche tanti soldi e quei soldi lì sono arrivati dal taglio degli stipendi. Non è che ce l'abbia dati il partito. Deputati e senatori si sono tagliati lo stipendio. Io ho raccolto i soldi, ho pagato gli avvocati, i tecnici, i medici e abbiamo fatto questa cosa qua. Questo per dire cosa? Io mi domando perché la Miteni è ancora lì. Adesso l'indagine è partita, stanno indagando anche i NOE. Con la relazione che ha fatto il NOE a luglio di quest'anno, giugno-luglio di quest'anno, quindi nel 2017, da lì è ripartito tutto, perché i NOE sono andati nelle varie sedi della Rimar, Miteni, Mitsubishi, perché Miteni vuol dire Mitsubishi Eni, è una joint venture, poi l'Eni, quindi attenzione, partecipazione statale, ecco, quindi c'era anche lo Stato in mezzo, quindi prima era Marzotto, poi Miteni, Mitsubishi Eni. Poi l'Eni è uscita, è rimasta solo della Mitsubishi per qualche anno. Poi la Mitsubishi ha venduto, mi sembra, alla ICG, che è Un una soggetto holding, all'università sì, anonima con sede in Lussemburgo, Lussemburgo, per sì. cui in buona sostanza non sappiamo chi c'è dietro perché è una società anonima e Sì, quindi non poi si anche sa. lì Zolezzi è un deputato del 5 Stelle che fa parte della commissione ecomafia Ambiente, sui sì. rifiuti, no? È venuto a Vicenza e hanno chiesto proprio al procuratore capo, ma, cioè non la rogatoria, avete chiesto, state indagando su chi siano i veri proprietari di questa Miteni e pare che abbiano risposto di no, cioè non stanno ancora. Allora, se uno a me mi viene addosso con la macchina e poi scappa via, io la prima cosa che faccio è guardare il numero di targa e segnarmela, andare dai carabinieri e denunciarlo, no? Qua sembra che ancora non si sa chi siano i proprietari di questa azienda dopo che sono passati 3 anni. Però una certezza ce l'abbiamo, certezza provata, che per anni l'amministratore delegato di questa società è una persona che è già stata condannata per un reato afferente sempre alla materia dei rifiuti. È una grossa discarica, se non ricordo male, Piemonte e Liguria. Guaracino, E quindi questa persona che ha Sui. diretto per molti anni appunto questa società è stato condannato per un reato afferente a una gestione illecita di rifiuti, quindi non è proprio un bel segnale. Parliamo un attimo di che cosa possono causare i Bravissimo, PFAS. infatti me l'ero segnato qui. Allora, distinguiamo intanto catena corta e catena lunga. I catena lunga. Io per ricordarmi gli effetti ho un sistema, mi sono ricordata, mi sono messa in testa il TFR, vuol dire che vanno a toccare la tiroide, il fegato e i reni, TFR. Sono degli interferenti endocrini. Cosa significa? Significa che quell'organo, la tiroide, il fegato e i reni, non funzionano più come dovrebbero funzionare, perché questi PFAS si vanno a ficcare, adesso io non sono un medico, comunque per capirla, come ho capito Penetrano. io, si penetrano all'interno di queste ghiandole che regolano poi una serie di Funzioni. funzioni, sì, degli ormoni, eccetera, e fanno dei blackout, tipo, quindi in alcuni momenti la tiroide non funziona più come dovrebbe funzionare, il fegato la stessa cosa e i reni idem. Quindi ci sono tutta una serie di problemi. Infatti nella nostra zona abbiamo tantissimi malati di tiroide, tantissimi con problemi di fegato e tantissimi anche con problemi ai Ed è una sostanza che si reni. bioaccumula, quindi col tempo la sua concentrazione aumenta. Praticamente adesso ancora non abbiamo capito perché c'è chi dice 4 anni, c'è chi dice 5, c'è chi dice 10 anni. Se io nel mio sangue oggi ho 100 nanogrammi di FAS, facciamo una media, ci vogliono 5 anni perché si dimezzino. Quindi io fra 5 anni ne ho 50. Poi ce ne vogliono altri 5 anni perché diventino 25, poi altri 5 anni e avanti così. Quindi capite che il tempo che ci vuole perché io mi liberi dal mio corpo di questi FAS è lunghissimo. Però sarebbe quello se io non ne assumessi più. Ma il problema qual è? Che io nell'acqua ne ho ancora pochi, E ci sono ma ce moltissime l'ho. abitazioni che continuano ad andare con i pozzi,
E quindi senza controlli periodici, perché il controllo lo fai solo nel momento in cui effettivamente lo attivi e poi non lo fai più. Diciamo che lì ci sarebbe un'ordinanza regionale e poi comunale che ti obbliga ad analizzare il tuo Ci pozzo. sarebbe. Ecco, ci sarebbe, infatti ho detto ci sarebbe, perché poi sta, diciamo, alla buona volontà del singolo andare poi ad analizzare veramente quest'acqua, no? E poi ricordiamoci anche che negli anni passati tanti pozzi sono stati fatti ma mai censiti, mai denunciati, quindi noi E di magari... questo parleremo ancora più avanti con i portavoce regionali che si stanno attivando Proprio proprio su questo, sì. per un censimento, per una regolarizzazione, per smetterla di utilizzare le fontane a scopo, si dice a scopo no, artistico, estetico, quindi lo Ah, spreco enorme di sì. fontane che buttano e poi l'acqua dolce, preziosissima, va a finire sul fiume, sul mare senza averla assolutamente utilizzata. Ma questo è un altro capitolo, ne parleremo un'altra volta. Diciamo che ci sono tanti pozzi, per fare un esempio, nella mia prima interrogazione che ho portato in consiglio comunale, che era fine, no, fine 2014, inizio 2015, per avere la mappa dei pozzi privati di Montecchio, quindi solo del mio comune, sono diventata deficiente, perché io ero convinta da Ci fosse un'anagrafe. ignorante, no, sono andata in comune e ho detto, mi date la lista dei pozzi privati? E non ce l'abbiamo, come non ce l'avete? E non ce l'abbiamo, e chi è che ce l'ha? Devi chiedere all'ULSS, devi chiedere all'ARPA, insomma sono andata avanti un bel po' di mesi per avere, ma neanche tutti, cioè quelli poi diciamo denunciati, dichiarati, perché poi chissà quanti altri ce ne saranno che pescano acqua ma nessuno sa niente perché ti fai un buco, da noi la fortuna è che ti fai un buco e hai Sì, l'acqua. ricordiamo che il Veneto è una zona ricchissima d'acqua, forse una delle più Sì. ricche al mondo. Provincia di Treviso, galleggiamo sopra l'acqua, basta fare effettivamente un buchino. Anche a Vicenza, solo il problema qual è? Che siamo talmente fortunati ad aver così tanta acqua che adesso l'abbiamo inquinata per minimo 100 anni. Cioè, siamo veramente dei geni. Per cosa poi? Per l'arricchimento di pochi. È quello che diciamo sempre, per arricchire, per fare gli interessi di pochi, si fanno gli interessi di pochi a scapito di tutti gli altri. Perché poi alla fine adesso abbiamo i valori di FAS nel sangue dei ragazzini 14enni che abitano nella zona rossa. La zona rossa sarebbe quella dei 21 comuni dove l'acquedotto fino al 2013 era molto molto inquinato. Non si sa di quanto però era sicuramente inquinato. Poi hanno messo i filtri, hanno abbassato l'inquinamento e tutto il resto. E loro hanno cominciato, la Regione Veneto ha cominciato il biomonitoraggio, quindi sempre comunque a spese nostre. È gratuito, ma non è che non si paga, perché se hanno speso milioni per fare il biomonitoraggio, vuol dire che quei milioni li hanno tolti da qualche altro servizio. Non è che quei soldi sono piovuti dal cielo o ce li siamo inventati, quindi comunque è a spese nostre. Hanno fatto questo biomonitoraggio e hanno cominciato dai 14enni. Hanno pensato, ma cominciamo dai 14enni perché se adesso siamo nel 2017, l'acqua l'hanno iniziata a bere pulita dal 2013, quindi vuol dire che sì, hanno avuto 10 anni circa di assorbimento, quindi poca roba, quindi troveremo pochi FAS nel sangue. Invece hanno avuto una brutta sorpresa, abbiamo avuto tutti una bruttissima sorpresa, perché quelli che la regione era convinta che fossero meno contaminati, ci sono ragazzi che hanno addirittura 400-500 nanogrammi millilitro, quando una persona non esposta, cioè vuol dire una persona che non vive in quella zona lì, una persona che vive a Roma piuttosto che ovunque, ma non in quella zona lì, ha dai 5 agli 8 nanogrammi litro. Quindi 4-500 verso 5-8 nanogrammi, non litro, scusi, scusa, millilitro, perché anche lì poi ci sarebbe da capire perché nell'acqua lì misurano nanogrammo litro, ok? E i limiti sono il nanogrammo su litro, e nel sangue invece il risultato me lo danno nanogrammo millilitro. Io per avere lo stesso paragone dovrei fare nanogrammo litro anche nel sangue. Vuol dire che se io nel ragazzino di 14 anni che abita all'Univo ho 300 nanogrammi millilitri, vuol dire che ho 300.000 nanogrammi litro. Litro, ne fa per 1.000. Devi fare per 1000, perché nell'acqua potabile adesso la Regione Veneto li ha abbassati, dopo ne parliamo, ma fino a un mese fa il limite era 1030 nanogrammi litro. Io nel sangue ho 400.000 nanogrammi litro. E questo è una catastrofe, perché adesso questi ragazzi, intanto i Quindi genitori, 400 volte di più rispetto al limite. 400, 1.400.000, 400 volte di più. 1.400.000, sì. 400.000, adesso no, vabbè, 400 volte superiore al limite. sì, cioè ecco,
dell'acqua, perché poi qua per ogni anche il tipo di acqua per abbeverata, acqua per Irrigare. irrigare, acqua per bere, acqua da scaricare, diciamo che le aziende possono scaricare. Poi c'è la quantità di FAS che abbiamo nel sangue, la quantità di FAS trovata nelle uova, che quella allora va in un altro metodo, cioè ci sono tantissimi parametri che secondo me li fanno apposta diversi, in maniera tale che uno non ci capisce più niente a un certo punto, perché se usassi la stessa unità di misura per tutto, tu in un attimo capisci, no? Invece per questo usino sul litro, per quell'altro sul chilo, quell'altro sul nanogrammo, cioè è un casino. I limiti. A livello nazionale italiano non c'è ad oggi nessun limite di legge. Non esiste. Non c'è niente e questo è scandaloso, ma a dir poco scandaloso. Mentre negli Stati Uniti Negli Stati Uniti il limite. porta un po' d'acqua Ciao. qua, sì, adesso possiamo portare un po' d'acqua con i nostri potenti mezzi tecnologici. Negli Stati Uniti il limite è stato messo proprio dopo il discorso Hanno dell'inquinamento della Dufferin, sì. scoperto, perfetto. Quindi si sono tutelati, hanno messo dei limiti Sì, molto bassi, decisamente molto più bassi. severi. Anche lì comunque i limiti vanno a macchia di leopardo, in qualche stato ci sono, in qualche stato non ci sono, anche in Europa stessa non è che esiste un limite europeo, non c'è. In Italia adesso abbiamo il limite per il Veneto, poi c'è qualcosa in Germania, qualcosa in Svezia e qualcosa in Spagna, basta, cioè non c'è niente Intanto di... che recuperi un po' il fiato e bevi un po' d'acqua, Grazie. ribadisco quello che è un concetto molto importante di cui si parla poco, che è quello delle combinazioni chimiche, perché da una quindicina d'anni è in vigore una direttiva europea che si chiama REACH o REACH, a seconda di come la vogliamo appunto nominare, una direttiva che finalmente impone una procedura cautelativa e di registrazione di ogni sostanza chimica nuova di sintesi prodotta. Cioè io, azienda, invento una nuova lacca, una nuova vernice, una nuova molecola chimica, appunto, che mi serve per un determinato prodotto. A questo punto, da una quindicina d'anni, devo obbligatoriamente andare a Bruxelles, dichiararla, registrarla e provare che quella sostanza non è dannosa per l'utilizzo che ne voglio fare. Bene, questo è un passo decisamente in avanti, però non è assolutamente sufficiente perché? Perché io, azienda che creo questa nuova molecola di sintesi, devo semplicemente dimostrare che questa nuova molecola non è dannosa, però singolarmente presa come molecola, come se non entrasse nel mondo reale e quindi non potesse combinarsi, legarsi chimicamente, Corretto. combinarsi con altre sostanze. Ora, questo è uno dei drammi che noi viviamo nel presente e vivremo sempre più nel futuro, che abbiamo, come ho detto, circa 100.000 sostanze di sintesi che non solo ci possono far male direttamente, ma si possono combinare, mescolare tra di loro. Possono dar vita ad ulteriori sostanze, ulteriori combinazioni. E non c'è nulla in questo momento che vada a ricercare, analizzare, classificare, catalogare la pericolosità di queste, a questo punto, numerosissime, non vorrei dire infinite, ma numerosissime combinazioni che possono crearsi. Quindi capite che noi abbiamo un problema di bonifiche chimiche, sia dei terreni, sia delle acque, sia dell'aria, naturalmente. Che è enorme e sul quale dovremmo porre sempre maggiore attenzione. Alla fine, quando piove, la pioggia molto banalmente porta a terra, dilava giù, porta a terra le sostanze che sono appunto in atmosfera e noi un po' alla volta ce le ritroveremo tutte in falda nel terreno, nell'erba, quindi entrano nel ciclo alimentare. Quindi io molto banalmente suggerisco a mia figlia di studiare chimica perché avremo bisogno di moltissima chimica in futuro Sì. per depurare il sistema. Parlando giustamente di quando piove, da noi il problema è proprio quando piove, cioè da noi nel Vicentino, che poi questa zona si allunga e riguarda tre province per adesso, ma si sta andando verso il mare chiaramente, quindi Vicenza, Verona, Padova. Abbiamo già trovato tracce però anche nella provincia di Rovigo. Cosa succede quando piove? Allora, è un bene perché la falda si riempie di acqua, no? Ma è un male perché quando piove, voi dovete pensare che sotto la Miteni,
negli anni, non si sa chi, non si sa come, non si Sa sa, quanto, sa non si sa quanto. quanto, ma tantissimo perché abbiamo visto le analisi dei pozzi, è stato interrato sono stati interrati dei residui della produzione di perfluoroalchilici di FAS e non solo, ci sono anche i benzotrifluoruri che è un'altra sostanza ancora. Va bene. E poi man mano ci hanno costruito sopra, eccetera, eccetera, non si sa bene cosa altro sia stato interrato. Comunque, fatto sta che quando piove, quindi la falda ovviamente si alza, perché si riempie, quindi la falda si alza, va a toccare sotto il terreno della Miteni che è pregno di inquinamento, quindi pensate, c'è la Miteni, sotto c'è un bel pastiglione pieno di rifiuti, l'acqua, la falda, l'acqua quindi si alza, tocca, lambisce il pastiglione inquinato, si impregna di inquinante, scende la falda, porta a valle. Questo è per farla veloce, facile, insomma, questo è quello che succede. Quindi adesso che siamo stati in periodi, diciamo, di siccità per un mese, 2 mesi, anche le analisi riportavano dei pozzi, diciamo, riportavano poco inquinamento, proprio perché la falda non andava a pescare la schifezza che c'era sotto, ma adesso che ha cominciato a piovere, sono curiosa di vedere i reali, veramente, perché adesso che bisogna andare a guardare l'inquinamento quant'è. Chiusura e bonifica della Miteni. Allora adesso nessuno parla di chiusura e bonifica di quello stabilimento lì, solo 5 Stelle lo dice. 5 Stelle lo dice chiaro e tondo, quell'azienda lì non ci può stare, e non perché lo diciamo noi. Lo ha scritto il direttore della sanità veneta, Domenico Mantoan, in un suo documento dove ha fatto una relazione, diciamo, di tutte gli effetti che hanno questi FAS sul corpo umano. E lì c'era tutto questo studio anche sui parti, quindi le donne incinta soffrivano di preeclampsia, partorivano bambini piccoli, quindi basso Sottopeso. peso alla nascita, insomma tutta una serie di cose di danni che avevano sia le gestanti ma anche il nascituro, perché i FAS la mamma li trasmette tramite il cordone ombelicale al figlio, quindi la mamma se ne libera ma glieli passa tal quali al bambino, però il bambino è una persona appena nata, non può avere, non ha il sistema immunitario della madre, giusto? Ci siamo fin qua? Quindi voi pensate un neonato stracolmo di FAS, quindi questa nuova persona che nasce già con una spada di Damocle sulla testa. In più la mamma, pensando di far bene, perché all'epoca, fino a 3 anni fa, non si sapeva niente di tutta questa storia, allattava il bambino. Il problema qual è? Che i FAS passano anche attraverso il latte, ok? Quindi tante mamme, in più poi cosa succedeva? Gli faceva le pappine, tutto quello che c'è con l'acqua del rubinetto, perché da noi è sempre stato detto che l'acqua del rubinetto è la migliore del mondo. Quindi la mamma cercava in tutte le maniere di tutelare la salute del figlio, perché è questo che fa una madre, ma lo stava avvelenando inconsapevolmente, non perché lei volesse avvelenarlo, perché magari lei smetteva di fumare per non avvelenare il bambino, no? Oppure faceva più movimento, tutta una serie di precauzioni per far bene al bambino, poi però lo avveleni tramite quello che è il prodotto principale che tu usi, e cioè l'acqua, tramite gli alimenti, come fai a cucinare, insomma tutta una serie di cose. La Miteni, nessuno parla della chiusura e bonifica del sito. Mantovan l'ha dichiarato, abbiamo portato una mozione in consiglio regionale chiedendo di eseguire quello che ha chiesto Mantovan, perché Mantovan ha fatto una relazione dove dice delle gestanti, dei nascituri, tutti i problemi che causano i FAS, ed è lui a dichiarare quella fonte di pressione, tutte le fonti di pressione devono essere spostate dalle zone di ricarica delle falde. La Miteni è sopra la ricarica della falda più grande d'Europa. E la Miteni è ancora lì. Adesso è stato fatto un comitato tecnico. Comitato tecnico che è composto dalla regione, dal comune di Trissino, dalla provincia di Vicenza, dalla regione Veneto e dall'ARPAV. Siamo ancora in fase di caratterizzazione del sito, cosa vuol dire? Che stanno ancora cercando dove sono interrati, diciamo, questi rifiuti. Non so come spiegarla in maniera semplice. Comunque, stanno cercando i rifiuti. La domanda che ci facciamo noi è: ma sti rifiuti li volete anche trovare? Perché se li volete trovare,
li dovete cercare in una certa maniera. Se invece volete farla così all'acqua di rose, allora continuate pure a fare come avete intenzione di fare. Allora, cos'è che si fa di solito quando si caratterizza un sito? Si cerca di si fanno delle griglie, quindi si prende, non so, il terreno è così, si fanno dei quadrati e a ogni intersecazione si fa un buco, un carotaggio per vedere se quel buco lì è inquinato, se lì il terreno è inquinato. Chiaramente tu le maglie più le allarghi e meno cose trovi, perché un conto è fare una maglia 10 metri per 10 metri con 4 buchi ogni 10 metri e un conto è fare una maglia di 50 per 50 metri, no? Cos'è che stanno facendo? Stanno facendo le maglie, così sembra, 50 metri per 50 metri a nord dello stabilimento e 10 metri per 10 metri nella parte sud. Ah, scusate, 50 metri per 50 metri con un buco in mezzo che alla fine viene fuori un 35 metri per 35 metri. Vabbè. Nella relazione dell'Ecomafia, che c'è sempre con Zolezzi, La Nugnes, Vignaroli, il cui presidente è Bratti del PD, sono venuti a Vicenza, sono andati proprio sul sito della Miteni a fare un sopralluogo. Poi hanno audito l'ARPAV, la Miteni stessa, insomma, tanti enti. E lì hanno chiesto cioè, perché fanno questa cosa. Non è che gli abbiano risposto proprio in maniera esauriente. E in più, durante l'audizione, è emerso che il 70% dell'inquinamento che poi si trova a valle arriva dalla parte nord dello stabilimento. Quindi è inutile fare un 50 per 50 a nord quando sappiamo che il 70% dell'inquinamento mi arriva da nord. Semmai mi fai il 10 per 10 a nord e il 50 per 50 a sud. Non so se mi sono Cioè, spiegata. stanno facendo i controlli più accurati nella Non parte serve. meno grave e meno accurati nella parte più grave. Quindi la domanda è, ok che li state cercando, ma li volete anche trovare questi rifiuti? Perché finché non si asporta tutta la massa di inquinamento che è stata sotterrata negli anni, la falda sarà sempre, sempre continuamente incontaminata e già se oggi noi mettessimo uno stop, no? Da oggi non si inquina più. Quindi abbiamo già asportato tutto il terreno, abbiamo portato via tutto dalla Miteni, la Miteni non inquina più, non produce più boh. Solo per ripulire la falda, non essendoci più immissione, ci vogliono 100 anni. Quindi Sì, la nostra falda. questo ribadiamolo bene, anche se risolviamo il problema a monte e quindi per miracolo scompare la Miteni e i terreni inquinati, la falda è già inquinata, come spiegato prima sono sostanze molto difficilmente biodegradabili e appunto ci vogliono 100 anni prima che la natura Sì, riesca a riesca. rimediare da Adesso lì sola. per esempio stiamo facendo anche uno studio col dottor Domenico Prisa, che se volete incontrare basta che cercate su Facebook Domenico Prisa. Sì, l'ho anche Sì. intervistato in diretta in un'occasione. Lui studia come utilizzare microrganismi per fini depurativi e sembra che ci siano potenzialità molto molto elevate. Adesso non vorremmo dare delle speranze eccessive, però sembra che ci siano Sì, potenzialità allora la molto buone. potenzialità c'è. Sulle acque abbiamo già fatto delle sperimentazioni e lui è convinto che sia possibile anche per i terreni, anzi per i terreni è più facile. L'uniche due cose che ha, diciamo, a sfavore questo sistema dei microrganismi è che ci vuole tempo e spazio. Perché mentre i filtri a carbone, che è quelli che hanno installato tutti gli acquedotti, no? Passa l'acqua, il filtro filtra, blocca i FAS e l'acqua, cioè Continua. è un processo immediato, cioè arriva l'acqua, filtraggio via. Per l'utilizzo dei microrganismi invece ci vuole tempo e spazio, quindi ci vogliono delle Vasche. vasche dove l'acqua sta lì per un tot di giorni, i microrganismi lavorano, perché loro lavorano, abbiamo le prove che questi microrganismi sono in grado di mangiarsi i FAS e quindi dopo tu i FAS non li trovi più nell'acqua, però ci vuole tempo. E spazio, qui l'acqua deve stare ferma un tot di tempo. Adesso stanno vedendo di studiare una specie di filtro composto carboni attivi e microrganismi in maniera tale da velocizzare il processo, però sono cose di ricerca e in Italia sappiamo benissimo che la ricerca è azzerata, cioè non c'è nessuno che stimoli la ricerca, anzi, un ricercatore come Domenico Prisa è praticamente un precario a vita e ha riconoscimenti in tutto il Internazionali. mondo. In Italia non ha neanche un contratto, diciamo, cioè facciamo veramente ridere. E lui non se ne vuole andare all'estero, pur avendo molte offerte di lavoro, perché qua ha una famiglia e ha detto io voglio restare qua. Quindi
Quindi noi come 5 Stelle siamo qua a lottare anche perché persone in gamba come lui e come tantissime ce ne sono in Italia possano restare qui e lavorare e farsi una vita qui, perché non è giusto che i nostri cervelli migliori debbano scappare all'estero per farsi crearsi una strada, insomma, una storia. Io Sì, direi che un, penso no, un paio di cose. Intanto una buona notizia, nel senso che non siamo proprio soli in questa battaglia. Greenpeace, mi risulta che anche Legambiente si sì, stia Legambiente, ma da mobilitando. tanto tempo, quello. WWF, quindi diciamo il mondo dei verdi è assolutamente cosciente di Anche questa posizione. Appunto, abbiamo anche l'ISDE. E Medici per l'Ambiente che hanno collaborato con voi. l'ISDE. Sì, il dottor Cordiano ha fatto la prima perizia Perfetto. per noi. Invece volevo chiederti, per quanto riguarda ISPRA e ARPAV, stanno collaborando? Già hai detto che non hanno risposto in maniera Allora, esauriente alle. con l'ISPRA non ho mai avuto ancora a che fare, quindi non sono in grado di dare una risposta. Per quanto riguarda ARPAV, come in tutte le cose, come in tutti gli enti, come dappertutto, insomma, ci sono persone che lavorano bene, persone che lavorano benissimo e persone che lavorano Così per così. niente oppure poco. Quindi dipende sempre con chi hai a che fare. Io fino ad oggi non ho avuto problemi particolari, forse solo all'inizio quando chiedevo questi dati e non me li volevano dare, per dopo chiamarmi in ufficio a Vicenza e dirmi: ah, ma bastava che tu andassi sul sito, cercassi FAS e trovavi tutto. Cacchio, dimmelo al telefono, perché mi devo prendere appuntamento, scomodare da Montecchio, venire a Vicenza, prendermi ferie, e lì parlare 2 ore per poi alla fine dirmi: guarda che è tutto sul sito. Cioè, lì mi sono sentita un po' presa in giro, però a parte quell'episodio lì, io poi vedo che comunque le analisi arrivano regolarmente. Adesso poi noi abbiamo sollevato anche il problema degli isomeri, isomeri ramificati. Tutte le sostanze, non tutte, alcune sostanze, molte sostanze, possono avere una formula lineare e anche la sua è possibile anche l'isomeria, cioè una ramificazione della formula. Ma diciamo delle Delle varianti, varianti, sì, delle tanto per varianti. essere un po' più Sì, per essere più semplici, semplice. insomma. Il problema è che lo strumento analitico, quindi il metodo analitico e tutto quanto, ti vede sia il FAS normale che tutti i suoi fratelli. Però qualcuno ha deciso di concentrare l'attenzione solo sul FAS normale, Originale, diciamo. originale. Però quando fai queste produzioni qua ti scappa sempre l'errore. La ciambella non esce sempre col buco, anzi è più facile che ti esca senza buco. Ok. E cosa succede? Che noi abbiamo guardato la Miteni, la Miteni già nel 2015 analizzava questi fratelli, diciamo, dei FAS e li trovava nelle sue acque. Da lì abbiamo fatto una conferenza stampa a Padova all'inizio di quest'anno, abbiamo chiesto ad ARPAV, alla regione: ma voi questi ramificati li guardate o no? Adesso hanno ricominciato a guardare anche quelli e si è visto che allora se noi pensiamo che l'inquinamento da FAS è 100, perché fino ad oggi abbiamo capito, saputo che era 100, in realtà è 100 più 25-30%. Quindi siamo a 125-130. Sperando che si analizzino tutti, perché più è lunga la catena, più ramificati ci sono. Per esempio, per il FOA sono 80, per il FOS sono 89 fratellastri, per il FOA sono 39 o 59, insomma tantissimi. Però ci sono dai 4 atomi di carbonio in su è possibile fare, diciamo, i fratelli. È un Sì, casino. un'altra domanda, così rispondiamo anche indirettamente a Carmine, che saluto. Carmine è un nostro portavoce di Montebelluna 5 Stelle. Lui giustamente dice: va bene studiare per le bonifiche, ma perseguiamo anche i colpevoli, i responsabili. Allora, tu ci hai spiegato come 2 anni fa è stato depositato un esposto. Yes. Sappiamo a che punto è questo esposto? È stato accolto No, dal giudice? quello del 2016 presentato con Di Maio, Sì. insieme, cioè il Movimento 5 Stelle, insieme con Medicina Democratica. Infatti, la Maria Chiara Rodeghiero è Medicina Democratica di Vicenza. Eravamo Ok, insieme quel giorno anche a presentare l'esposto. Quell'esposto lì sta andando avanti. È da lì quindi che è è stato partito. dichiarato ammissibile, diciamo, la fase Sì. preliminare è stata passata con Adesso sono successo. già stati iscritti nel registro degli indagati, non mi ricordo se 8 o 9 persone, tra cui l'attuale e il precedente amministratore delegato della Miteni, e hanno dato l'incarico ai NOE di fare quell'indagine e l'hanno fatta, insomma, hanno prodotto il documento finale.
E poi hanno sequestrato anche l'argine del Poscola, che è un fiumiciattolo che passa a fianco alla Miteni, perché l'argine era pieno zeppo di rifiuti, quindi quell'area lì è sotto sequestro. Stanno andando avanti, mi sembra un po' Ok, lentamente, ma stanno andando avanti. quindi la magistratura sta Sta procedendo e lavorando, questo è sì. buono. Bene, io ti ringrazio e ti faccio anche i complimenti per questo lavorone con tutto il tuo gruppo. Volevo, per continuare, per avere forze fresche, se tu puoi indicare la pagina Facebook, pagina Meetup, se puoi fare, diciamo, chi ha Sì. piacere tra Vicenza, Montecchio Maggiore, gli abitanti del luogo che vogliono dare una mano perché vi sarete resi conto di quanta roba c'è da fare, ce n'è Sì. moltissima. Quindi, se vogliamo dare degli indirizzi, una Allora, pagina, un sito. l'indirizzo mail è montecchiomaggio 5 stelle chiocciola gmail.com, indirizzo mail. Quindi montecchiomaggio 5 in numero stelle chiocciola gmail.com. Poi abbiamo il sito, che invece è 5 in numero stelle montecchiomaggiore. Non mi ricordo più. Adesso comunque li metteremo Webstar, tutti, finito Webstar mi sembra, non me lo ricordo. il video ve li Sì. metto E tutti sul testo così tranquilli poi abbiamo la potete pagina contattarmi. Facebook Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore, che lì Perfetto. ci trovate più facilmente, diciamo, su Facebook. Quindi tu sei d'accordo in questo appello di chiamare forze nuove, forze fresche, forze Ci sono fresche. talmente tante cose da seguire che sì, si Ogni riesce. aiuto è Ma benvenuto. ogni aiuto è più che benvenuto, anche perché il tempo purtroppo non è mai tanto, e se ci sono quattro occhi vedono sempre meglio di due, Sì, questo rientra in quello che hanno detto anche oggi diversi portavoce, che sicuramente ribadiranno altri, lo ribadirò anch'io negli interventi che abbiamo fatto oggi sulla legge elettorale. Ovviamente queste manifestazioni di protesta vanno fatte per far sentire la nostra voce, ma poi non dimentichiamoci che giorno per giorno, per giorno per giorno, con calma, costanza, pazienza e purtroppo tanti sacrifici, bisogna agire nei territori e non lasciare che queste persone continuino indisturbate, perché l'hanno detto in molti, ricordiamolo, la politica gioca sulla rassegnazione. La politica scommette sulla rassegnazione, ma tanto non cambierà mai niente, ma tanto non succede mai niente. E io ne approfitto un attimo, per farvi vedere questo, così faccio un po' di pubblicità progresso. Ecco, questo ho appena iniziato a leggerlo, ma sapete bene, ne leggo molti altri, faccio fatica, ma questo ve lo consiglio, è scritto da Michele Boato, che è stato europarlamentare dei Verdi. Io lo reputo una persona assolutamente corretta, coerente, e questo libro racconta di cause vinte, non è un titolo farlocco. Adesso voi lo vedete specchiato, scusate perché siamo con la fotocamera frontale, quindi lo vedete specchiato, il titolo è Quelli delle cause vinte, ma non è un modo di dire, non è un modo di dire, qui racconta di un centinaio di casi di successo in cui Davide ha sconfitto Golia, in cui piccole associazioni di cittadini hanno sconfitto aziende, Multinazionale. multinazionali, grandi soggetti, protestando, facendo valere i loro diritti. Quindi non è vero che nulla cambia, nulla si può cambiare, dobbiamo rassegnarci, ma tanto le cose sono sempre andate così. È quello su cui scommette la politica. Io nel mio blog personale Tracce vi ho già messo una sezione di buoni esempi, quindi buone pratiche di cose che possiamo fare dal basso e che già hanno dimostrato di funzionare egregiamente, lo trovate nel mio blog Tracce nella sezione buoni esempi. Vi consiglio anche questo libro, ve lo dico chiaro e tondo, costa anche 5 euro, quindi 5 euro insomma è una cifra non esagerata, e qui c'è un centinaio di storie di successo in cui i piccoli hanno sconfitto le grandi aziende. Ringrazio chi ci ha seguito, ribadisco, continueremo con queste puntate sul tema dell'acqua perché è prioritaria, quindi sentiremo anche i nostri portavoce regionali. Abbiamo, in particolare un nostro portavoce regionale 5 Stelle che è diventato da poco presidente di una commissione L'inchiesta. d'inchiesta proprio Sì. sui PFAS.
quindi diciamo siamo proprio sul L'avevamo pezzo. chiesta noi, la Sì, commissione lì, non l'abbiamo chiesta noi, è che... Per fortuna che ci hanno dato la ma vista previdenza. l'esperienza Sì, sulla infatti, commissione d'inchiesta di controllo delle banche di banche, cui faccio parte anch'io, che non ci hanno dato né presidenza né vicepresidenza né nessuno dei Niente. segretari, quindi non è Sì, diciamo non è scontato. scontato, no. Quindi grazie a tutti, buona serata. Come sempre chiedo a chi ritiene queste informazioni importanti e valide, chiedo sempre la cortesia, condividete, avvisate i vostri amici, usiamo meno la televisione, usiamo di più questi video informativi e torniamo, diciamo, alle nostre buone abitudini che non dobbiamo mai abbandonare di fare serate informative su queste tematiche. Facciamo serate informative sulle problematiche locali in maniera che la popolazione, quando gli si parla della problematica locale, è molto più facile che venga, intervenga, si interessi. E noi non dobbiamo mai smettere di dare informazione, di fare informazione, di fare queste serate per la cittadinanza, a prescindere dal colore politico. Quindi grazie a tutti e buona Ciao, serata. grazie, buona serata.